Lo sport basket torna in Serie A1, la Virtus Bologna, da appena un anno dalla retrocessione dopo la doppia vittoria in casa nella finale playoff. I bianconeri vincono anche a Trieste, chiudono la serie sul 3-0, 72-66, il risultato finale. Antonio Farnè. Percorso netto per la Virtus, 3-0 nella serie delle finali playoff e così le Vunere dopo un anno di purgatorio tornano là dove erano sempre state, in A1. Dopo le abbondanti vittorie costruite in casa, i bianconeri sbancano Trieste e chiudono i conti, match sicuramente più tirato. Sul filo dell'equilibrio i triestini in casa non perdevano da 22 turni consecutivi. Kenny Lawson imprime il suo marchio, dominatore sotto canestro, ispirato anche come realizzatore. Alla fine per lui i punti saranno 22. Umè incontenibile nelle prime due partite di finale e meno incisivo, anche se la sua presenza, soprattutto in attacco, non passa mai inosservata. Lo strappo decisivo a 1 minuto e 26 dal termine lo imprime Spissu con la bomba del più 4, un divario che per Trieste diventa una montagna insormontabile. Alla fine è festa grande per i quasi 500 tifosi bianconeri saliti in terra giuliana. È la fine di un percorso di passione, la Virtus è tornata, il basket tricolore ritorna. Trova una sua storica protagonista.